Registri anche Claudia? Ok, Certo. perfetto. Io non vedo Elena. Elena l'originale, ci sei? Io sono io, sono qua. Ah, però non ho il video. Non... Mi vedete? Io ti vedo. Ecco, io il video me lo vedo. Voi ci vedete, sì? Ok. Io vedo anche tutti gli altri che hanno video, sì. Ah, Adesso ci ok. vediamo, sono solo Noi... noi, no. Allora siamo noi che siamo in deficit di qualcosa. Ok. Va bene, dai. Cosa dici, Elena? Possiamo cominciare? Ma se vi fa piacere, sì, possiamo cominciare. Poi tanto comunque è una conversazione, quindi se qualcuno si unisce dopo, recuperiamo, insomma. Certo. Niente, ti saluto come autrice di questo bel lavoro che si concentra sulla unschooling, sulla capacità dei nostri ragazzi di imparare da soli. Io imparo da solo, hai titolato il tuo libro. È un'occasione per noi come associazione importante. Prima di tutto perché è un contributo che porti a noi come associati, come colleghe, perché anche tu sei associata, ma anche a tutte le... Sergio, ti abbiamo perso. È tornato. Ok, vai. Ecco, adesso Adesso sì. sono di nuovo ricomparso, forse è un contributo importante perché nel panorama dell'istruzione parentale in Italia gli approfondimenti, i ragionamenti fatti con costanza e con determinazione non sono tanti, perché questo tuo lavoro, come abbiamo avuto modo di segnalare anche quando è uscito per Terra Nuova, è un lavoro importante, è un lavoro importante che può dare dei contributi e in questo momento dei suggerimenti di grande utilità per le tante famiglie che... Scusate, ma qua noi andiamo e veniamo. Scelta forzata o comunque di scelta difficile. Nella prospettiva del prossimo anno scolastico. Io non aggiungo altro, anche perché in questo momento, perché la nostra connessione è un po' ballerina, per cui lascerei volentieri la parola ad Elena in modo tale che ci racconti la sua avventura e poi direi lasciare spazio a chi vuole intervenire, fare delle considerazioni, domande, insomma, chiacchierare con voi. Prego. Perché trovarsi poi in queste circostanze un po' anomale, presentare un libro è sempre Elena, una... abbiamo perso il primo pezzo, scusami, perché eri in mute? Ah, perfetto, niente, Vai, dicevo ricomincia. grazie mille della presentazione, anche insomma imbarazzante quasi, e anche della situazione un po' imbarazzante, perché preferisco chiaramente, come penso tutti voi, avere a che fare così fisicamente con le persone piuttosto che in video. Ma colgo l'occasione perché insomma mi permette in questo modo di raggiungere persone magari anche geograficamente molto distanti. E niente, sì, dunque, mi piacerebbe parlare poco e lasciare spazio alle domande dopo, nel senso che penso che abbia più senso e che ci sono cose che magari io darei per scontato nel presentare il libro e che magari invece possono suscitare delle curiosità, delle perplessità. Visto che il tema, tra l'altro, è anche abbastanza nuovo, forse nel panorama italiano, e anche molto controverso, immagino che insomma i dubbi o perlomeno le domande abbondino. Io volevo fare così due precisazioni all'inizio. Intanto che l'unschooling, l'apprendimento spontaneo, per come lo viviamo noi, non è tanto un metodo di apprendimento, non è un metodo, anzi proprio un antimetodo, se vogliamo, ma è più vicino a una scelta di vita, nel senso che forse è ancora più
che l'unschooling di suo, che già insomma prevede che comunque ci sia una presenza, un accompagnamento da parte della famiglia molto impegnativo in termini di tempi, in termini di energie, in termini di anche energie affettive per la crescita dei propri figli. Ecco, l'unschooling si basa su tutta una serie di premesse, anche di tipo etico-filosofico, se vogliamo, che vanno a toccare in profondità anche quelle che sono le dinamiche e le scelte familiari. Quindi a chi mi chiede, ma è una scelta per tutti? La mia risposta è sempre dipende, nel senso che non ci sono pregiudiziali di tipo culturale, non ci sono pregiudiziali, non è che solo le famiglie che hanno un background universitario, che parlano quattro lingue, che viaggiano in giro per il mondo, possono avvicinarsi a questo tipo di percorso. L'unica vera discriminante è la disponibilità ad assumersi la responsabilità in toto dell'educazione dei propri figli, partendo dal presupposto etico della non interferenza, quindi del lasciare massimo controllo ai bambini su quello che è il loro percorso. Questa un po' è la prima premessa. L'altra premessa è che è forse il messaggio centrale del libro. Questo percorso, nonostante sia così a primo acchito, possa sembrare completamente campato in aria, nel senso che noi siamo abituati a pensare comunque un percorso di istruzione, di educazione, come un percorso a tappe dove ci sono degli obiettivi che pian piano vengono raggiunti e questi obiettivi di solito vengono decisi dagli adulti sostanzialmente, quindi dalle autorità scolastiche o comunque dal ministero e pian piano si misura come questi obiettivi vengono raggiunti, raggiunto un obiettivo si punta al successivo e così via. E invece l'unschooling, poi magari dico due parole anche su questo, si basa sul presupposto che un bambino, così come succede ai bambini che magari non vanno all'asilo e che rimangono in casa quando sono piccolini, assorba di suo. Si dice spesso che i bambini sono delle spugne. In effetti è vero, se pensiamo alle acquisizioni del linguaggio, all'acquisizione della deambulazione, tutto quanto, non è che partano a cominciare a camminare pensando adesso devo mettere avanti il primo piede e poi spostare l'equilibrio, vanno per tentativi e poi acquisiscono l'abilità. Stessa cosa per quanto riguarda il linguaggio. Quindi già i bambini da piccoli acquisiscono tutta una serie di competenze, elaborano informazioni, si creano dei sistemi mentali. E l'unschooling semplicemente prevede che questo continui anche passati 6 anni, quindi si lascia piena discrezionalità e pieno controllo al bambino del percorso. Ecco, questo di primo acchito può sembrare una scelta scellerata, nel senso che noi veniamo da un contesto sociale in cui ai bambini viene data generalmente molta poca fiducia. Si considera che l'intervento esterno sia necessario per indirizzare la crescita del bambino e farlo diventare una persona matura, socialmente inserita, consapevole, informata e abile a muoversi nel contesto socioculturale in cui ci muoviamo anche noi. E noi invece pensiamo che questo bambino ci possa arrivare semplicemente da solo. E non siamo solo noi, nel senso di la mia famiglia che insomma adottato questa visione del mondo, ma ci sono numerosi studi a proposito, ed è un po' la ragione per cui ho voluto scrivere questo libro, il fatto che gli studi sono quasi tutti pubblicati in lingua inglese, il che per chi è anglofono non costituisce una barriera, ma purtroppo nel contesto italiano, in cui l'inglese comunque è ancora una lingua masticata non eccessivamente fluentemente da molti, pone un ostacolo alla circolazione di queste informazioni. E non è una via scellerata, quindi è una via che porta i bambini a crescere e diventare adulti consapevoli e maturi. Un nutrito gruppo di unschooler ormai in età adulta lo possono dimostrare, soprattutto in ambienti anglosassoni, in cui insomma, questo percorso è nato e questo percorso ha visto anche più adesioni e più successo nel corso degli anni. E penso che sia particolarmente rilevante adesso perché, insomma, la scuola con la didattica a distanza mi sembra da fuori che sia un po' degenerato in un nozionismo che lascia poco spazio all'interazione, alla negoziazione, è un decisionismo da parte delle istituzioni scolastiche di contenuti da somministrare ai bambini, che poi i bambini devono dimostrare di avere acquisito tramite
delle risposte, insomma, sempre in via digitale, che è un po' l'antitesi di quello che invece è la nostra filosofia, e quindi quella di lasciare che sia il bambino, che sia il bambino che è competente, che è abile a districarsi. La stessa frenesia, la stessa ansia di dover recuperare questo tempo fuori dalla scuola, come se perdere 2 mesi di scuola, soprattutto per i bambini che magari sono nelle classi elementari, ma anche alle medie, sia una catastrofe che crea un vuoto di apprendimento incredibile. Mi sembra che abbia poco senso se si parte dal presupposto che comunque un bambino apprende a prescindere, perché non ne può fare a meno ed è biologicamente programmato per farlo. E 2 parole brevissime sulla mia storia, la nostra storia familiare. Noi abbiamo cominciato questa esperienza quando eravamo in Inghilterra. Mio marito stava lavorando all'università e io mi stavo prendendo cura dei nostri bimbi. Una serie di contatti e coincidenze fortuite mi hanno poi portato a conoscere una ricercatrice che si occupa di homeschooling, ma con un focus sull'homeschooling all'Università di Birmingham. E diciamo che queste conversazioni poi insieme a una circostanza un po' così che ci ha favorito, nel senso che dovevamo iscrivere la bimba più grande all'elementare nel momento in cui eravamo a cavallo di un trasferimento, quindi non avremmo potuto preiscriverla, abbiamo saltato l'ostacolo, abbiamo detto proviamo a vedere come va, sempre un po' con l'ansia di dire ma non va a scuola, ma chissà se poi rimane indietro, ma insomma domande che penso siano comuni a tutti i genitori, stiamo facendo qualcosa di sbagliato, non è che poi le stiamo impedendo di crescere come gli altri, non è che le stiamo sottraendo delle occasioni, e quindi queste domande che continuavano a macinare ci hanno portato a leggere un sacco di roba, e poi abbiamo visto che insomma le cose andavano bene, la bambina cresceva, ha imparato a leggere da sola, ha imparato a scrivere da sola, e pian piano ci siamo rafforzati nelle nostre convinzioni. E poi c'è stato il botto del ritorno in Italia nel 2017, in cui non solo eravamo visti come delle mosche bianche, ma delle mosche bianche nelle mosche bianche, perché quando si parla di homeschooling in genere si pensa, insomma, e alcune famiglie che conosciamo in effetti fanno così, a una struttura che produce la scuola ma a casa. E invece casa nostra è, insomma, i bambini crescono allo stato un po' brado, dico sempre io, nel senso che noi imponiamo molta poca struttura, ma se la autoimpongono da soli. Nel vacuum di dover spiegare agli altri le motivazioni di questa scelta e il perché e il per come, di rispondere un po' a tutte le perplessità, mi è venuta questa voglia di mettere nero su bianco le risposte e di renderle un po' fruibili al vasto pubblico, e quindi è nato il libro, che sostanzialmente si divide grosso modo in 2 parti. La prima parte riguarda l'apprendimento vero e proprio, cioè come impara un bambino che non va a scuola, quindi un bambino che è lasciato libero di apprendere spontaneamente, quali sono le strategie con cui in camera le informazioni le rielabora, e quali sono i contenuti anche che insomma affronta e come li affronta. Una piccola sottoparte riguarda come il bambino che impara spontaneamente affronta e supera, diciamo così, le competenze di base che sono considerate quelle della scuola primaria, quindi la scrittura, la lettura, il calcolo in maniera sostanzialmente autonoma. Nella seconda parte del libro c'è un capitolo, diciamo così, un po' sul discorso della valutazione, della socializzazione, e nell'ultima parte ho cercato di riassumere un po' le motivazioni che ci spingono non solo a un apprendimento di tipo libertario, diciamo così, ma a un apprendimento di tipo libertario in un contesto familiare. Quindi non abbiamo voluto iscrivere i nostri figli a scuole libertarie, ma abbiamo preferito comunque tenerli a casa, perché secondo noi questo comporta per noi e per loro tutta una serie di valori aggiunti. Io posso continuare a raffica, però se c'è qualcuno che intanto vuole indirizzare un po' la presentazione, la discussione, io sono ben contenta, quindi se volete alzare una manina, se no continuo. Se qualcuno vuol chiedere, naturalmente Elena o anche
chiunque insomma può intervenire, ecco. Allora, se posso, c'è Silvia che ha scritto: in ogni cosa ci sono due lati, uno positivo e uno negativo. Qual è il lato negativo o comunque difficile? Benissimo, allora parto da qua. Per me, per noi personalmente, il lato più difficile di tutta questa questione sono i pregiudizi degli altri. Nel senso che non solo noi, ma anche i bambini, che è la cosa forse più spiacevole, insomma, sono costantemente al centro un po' della lente di ingrandimento degli altri, no? Delle persone che ci stanno intorno, anche familiari, anche parenti, anche amici, che cercano di capire se questi animali da laboratorio su cui noi stiamo sperimentando questo approccio effettivamente sono all'altezza, cioè si mantengono più o meno al livello degli altri bambini che vanno a scuola, oppure c'è qualcosa che sta succedendo di poco buono, diciamo così. Quindi un po' il fatto di essere sempre sotto i riflettori e anche il fatto di essere sempre da capo a spiegare insomma le ragioni della scelta. Questo soprattutto quando ci si deve interfacciare con, diciamo così, le istituzioni scolastiche, perché comunque un'interfaccia c'è. Alla fine dell'anno c'è la questione esame sì, esame no, esame come, che sul sito di LIFE ha trovato ampio approfondimento e discussione. Questo è il momento in cui siamo un po' sempre più sulle spine, perché se è vero che è chiaro che facendo la scelta di tenere i figli a scuola si rifiuta l'istituzione scolastica, la nostra non è mai stata una scelta contro le istituzioni scolastiche, è stata più una scelta di responsabilità nostra. E non sempre questo messaggio passa, né nei confronti delle persone che ci stanno intorno, né soprattutto nei confronti delle istituzioni scolastiche. Quindi il momento del dialogo è particolarmente sensibile. L'altra cosa difficile, che però penso sia difficile per molti, per noi si è inserita abbastanza naturalmente, è proprio la questione della scelta familiare. Nel senso che penso che questo comunque sia comune un po' a tutti gli homeschooler, per poter seguire questo tipo di percorso necessita comunque di una presenza, di un'attenzione da parte di almeno uno dei due genitori che sia abbastanza costante. Questo non vuol dire che uno debba sempre stare a vedere che cosa fa suo figlio, però vuol dire esserci se i bambini hanno bisogno, hanno necessità, hanno domande, e quindi chiaramente si richiede o un lavoro che permetta la flessibilità di organizzarsi gli orari in modo che uno dei due coniugi sia sempre disponibile, insomma, disponibile nel senso di disponibile a rispondere se necessario, ma che si tenga poi a distanza qualora i bambini invece procedano in maniera autonoma. E quindi a cascata anche un po' la scelta economica di tirare la cinghia e di fare delle rinunce su certi tipi di beni e di servizi che insomma possono essere considerati superflui nel momento in cui si ritiene che il benessere, il ben crescere, questa scelta familiare abbia la priorità, sia più importante del resto. È chiaro che vengono richiesti un po' di sacrifici anche di tipo economico. Ecco, questo penso che sia forse il discrimine principale, ecco. È ancora più pesante nei casi in cui ci siano delle famiglie mononucleari, unifamiliari, dove magari c'è un coniuge solo, sia perché insomma è più difficile emotivamente e psicologicamente avere sempre il peso di questa scelta sulle proprie spalle, ma anche perché è molto difficile dal punto di vista economico. Quindi ben vengano, nonostante siano ancora in forma molto così germinale, le riflessioni sulla possibilità eventualmente di creare degli incentivi, non degli incentivi, ma creare dei contributi che vadano a favore delle famiglie che fanno questo tipo di scelta, anche perché la Costituzione comunque è abbastanza chiara che lo Stato deve sostenere l'istruzione in tutte le sue forme. D'altra parte abbiamo delle scuole private che insomma beneficiano di contributi statali, mentre invece chi tiene i figli a scuola, quindi si assume in toto la responsabilità si assume in toto la responsabilità dell'istruzione, non ha nessun tipo di sostegno di tipo economico.
Io ogni tanto dico tieni i figli a casa, ma in realtà non li teniamo a casa, eh. Quindi nel libro questo è molto chiaro, cioè per poter, soprattutto per poter avere un percorso che sia gratificante di unschooling, quindi di apprendimento spontaneo, è fondamentale che ci sia apertura al contesto sociale, al contesto culturale, al contesto familiare, se possibile, al contesto delle relazioni, delle coetanee, tutto quanto. Cioè più accesso c'è, e più siamo tranquilli sul fatto che la sfera della socializzazione ovviamente sia coperta, ma siamo anche tranquilli che arrivano abbastanza stimoli e abbastanza, come dire, contatti con sfere diverse che permettono al bambino di incamerare informazioni, di farsi la sua struttura mentale di come funziona poi il mondo, di come funzionano le relazioni, come funziona la società, banalmente di come funziona un ufficio postale quando lo portiamo con noi e dobbiamo spedire una raccomandata. Quindi si va dalle cose piccole, che sono quelle che magari un ragazzo che esce dalle superiori non sa nemmeno come si compila un bollettino postale a volte perché non fa parte del programma didattico, mentre invece magari un bimbo che viene portato a fare le commissioni con la famiglia ha accesso a questo tipo di informazioni. Poi non è esclusivo, nel senso che uno che va da scuola non è detto che non vada con la mamma all'ufficio postale o col papà all'ufficio postale, però è chiaro che nel momento in cui i bambini rimangono con i genitori ci sono molte più opportunità, a volte non si ha scelta, cioè bisogna portarseli in banca perché non c'è nessun altro a cui poterli lasciare. Quindi ogni occasione diventa un'opportunità di crescita di questo tipo. Se Posso posso. aggiungere una cosa? Perbacco. Allora, tu hai sfiorato prima un passaggio che però è un passaggio chiave, come tu ben sai, cioè il passaggio del momento dell'accertamento, della verifica barra dell'esame. Io ritorno un momentino su questo tema perché la scelta che tu hai fatto di modalità, di tipologia di istruzione parentale, quella dell'unschooling, ha delle particolarità che sono molto legate, diciamo, alla personalizzazione dei percorsi, no? E questo è uno dei caratteri fondamentali di questa tipologia di esperienza. Istruzione parentale vuol dire anche un'altra tipologia fondamentale, che è quella di fare scuola a casa, a cui tu accennavi anche prima. E questo benedetto barra maledetto esame scolastico di... Di riverso. Forse sono ricomparso. Sì, Sergio. Questo tema è un tema, come dire, che segna uno spartiacque, nel senso molto semplice per riassumere. Nel momento in cui tu ti proponi comunque di fare l'esame scolastico di idoneità al passaggio alla classe successiva, non c'è, cioè, gioco forza, orienti la tua attività, orienti il tuo percorso verso quella meta. E spesso questo implica una serie di conseguenze, sia dal punto di vista della gestione del tempo, delle energie, degli entusiasmi. È risparito. Perdiamo. Niente. Sì, Ok. in realtà penso di poter continuare il discorso, nel senso che è un'esperienza che, insomma, è chiaramente stata molto significativa per noi nei 2 anni passati. Premetto che in Inghilterra, da dove venivamo, non c'è nessun tipo di controllo di questo tipo su chi fa istruzione parentale, per cui non esiste un esame di fine anno, ma non esiste neanche la necessità di iscriversi, non esistono registri, quindi in realtà probabilmente un po' manca, come dire, le famiglie che fanno questo tipo di scelta a volte lo fanno molto sotto traccia. E non sempre questo è un bene, nel senso che effettivamente poi si può andare incontro anche a dei casi di abuso, di negligenza, che insomma non fanno certo onore alla categoria, per così dire.
In Italia, appunto, quando noi ci siamo trasferiti, era appena passata la cosiddetta buona scuola, che in uno degli articoli prevede testualmente che gli alunni, cioè per chi è in istruzione parentale, gli alunni siano tenuti a venire presentati ogni anno per l'esame di idoneità alla classe successiva. La legge, come spesso accade in questi casi, è scritta da persone che non se ne intendono di quello che succede nel campo. Quindi, intanto hanno usato una terminologia, riferendosi agli alunni, riferendosi alla classe, che gli alunni intanto sono quelli che frequentano una scuola o che sono presso un educatore, un tutor. E nel nostro caso non esiste, cioè non siamo neanche in quella categoria. Per quanto riguarda l'esame di idoneità alla classe successiva, questo può avere magari senso per chi appunto fa un percorso di scuola a casa, quindi sostanzialmente segue non il programma ministeriale che non esiste più, ma segue i libri di testo, diciamo così, per la classe di riferimento. Ha molto meno senso per noi, in cui il programma, che cosa approfondire, quanto approfondirlo e tutto quanto viene lasciato, al controllo, alla decisione dei bambini. Per cui il primo anno che abbiamo dovuto così, ci siamo sottoposti all'esame, mia figlia faceva l'esame della fine della terza elementare, gli avevano chiesto di portare un argomento a scelta, lei si era portata il libro suo preferito sui Romani, di cui ormai sapeva un sacco di roba, e l'hanno fatta parlare 2 minuti, poi le hanno chiesto di interrompersi perché era programma di quinta e non di terza, e quindi le hanno fatto delle domande diverse. È chiaro che, insomma, il primo anno noi inesperti, gli insegnanti inesperti, è andata così, poi tutto sommato comunque i risultati dal punto di vista della valutazione sono stati buoni, ma a noi non interessava la valutazione, interessava che la bambina si sentisse valorizzata nel suo percorso di apprendimento, non in quello deciso dai libri di scuola. Quest'anno abbiamo preso il toro per le corna, anche perché mi sono detta, insomma, se non porto avanti io un po', questa battaglia, che ho scritto il libro, chi vuoi che la porti avanti? E poi, tra l'altro, insomma, che coerenza posso avere io se, appunto, sostengo l'importanza e mi faccio portavoce della bellezza, della personalizzazione completa del curriculum da parte dei bambini e poi però all'esame di fine anno, insomma, mi sottopongo, tra virgolette, ai requisiti tipici di quella classe di età che magari niente hanno a che vedere con quello che ha fatto mia figlia durante l'anno. Abbiamo avuto un dialogo anche abbastanza serrato con la scuola, di riferimento. Io ho mandato il nostro approccio pedagogico, ho mandato un portfolio con le attività che abbiamo fatto quest'anno, parte di materiali, insomma, esperienze varie, e ho chiesto che l'esame fosse fatto in maniera, come dire, non valutativa ma formativa, quindi a partire dai materiali che noi abbiamo sviluppato durante l'anno, a prescindere da quello che invece era la cornice scolastica. E che venisse accertato semplicemente che i bambini sono in un percorso di istruzione, che poi è quello che richiede la Costituzione, tutto alla luce comunque del quadro nazionale per il curriculum, che è quello delle indicazioni nazionali del 2012, che comunque offre una grande flessibilità, cioè non ti dice che in terza elementare tu devi sapere che cos'è il predicato verbale o il predicato nominale, insomma, ha degli obiettivi molto più ampi. Diciamo che vedremo come andrà, ma il ritorno dalla scuola è stato molto positivo, nel senso che all'inizio avevano completamente ignorato questa nostra richiesta, proponendoci una modalità di esame che passasse attraverso un dettato, gli esercizi di grammatica, i calcoli, le tabelline e quant'altro, completamente allineato a quello che farebbero i loro coetanei a scuola. E alla fine siamo giunti alla conclusione che effettivamente sì, insomma, questo è un percorso un po' anomalo, di cui loro non sono molto, su cui non sono molto preparati, ma hanno così concordato che ci sarà una finestra di opportunità sostanzialmente per le bambine, perché quest'anno ne ho due, per narrare, raccontare la loro esperienza di crescita, le esperienze di apprendimento, il loro percorso di quest'anno, cosa hanno fatto, cosa hanno imparato, che cosa gli è piaciuto, in cosa si sono divertite, in maniera sostanzialmente guidata dai bambini,
Non solo, ma la scuola ha chiesto anche di poter portare questo esempio di curriculum molto basato sulle esperienze al primo collegio docenti che faranno a settembre. Ci ha fatto molto piacere perché, insomma, vuol dire che nonostante forse il primo approccio sia sempre molto scettico da parte delle istituzioni scolastiche, insistendo e portando avanti le proprie ragioni, sempre con molta correttezza e in spirito costruttivo, si riesce anche ad aprire delle finestre di dialogo che possono portare benefici, penso, a entrambi, nel senso che così come noi siamo aperti anche a suggerimenti di materiali, libri e quant'altro da poter presentare ai bambini e vedere se gli interessano, così loro ci sono detti interessati ad approfondire una modalità di apprendimento esperienziale che nella scuola pubblica spesso viene sottovalutata. E quindi è stato sicuramente un dialogo fruttuoso, insomma. Più queste esperienze crescono e più questi dialoghi si aprono, più mi auguro che anche altre famiglie che fanno questo tipo di scelta si trovino un po' alla strada spianata, insomma. Quindi adesso vedremo che cosa succederà alla fine dell'esame, però Terra Nuova, la casa editrice, con tutta un'altra scuola, ha chiesto se è possibile intervistare la scuola alla fine dell'esame, insomma, giusto per vedere come hanno vissuto questa esperienza, sperando poi di poterla così diffondere e allargare anche agli altri. Bevacco. Se mi permetti, Elena, posso? Sei tornato. Sì, sono tornato. Mi permetto di sottolineare l'importanza di questo fatto, perché cioè tu l'hai raccontata come se fosse una cosa così naturale, giustamente naturale, no? Il giusto grado di naturalezza. Però non è così. Non è così naturale che questo episodio sia stato possibile, ecco. Per fortuna non è l'unico, però è raro, no? È abbastanza raro, non unico, stanno, come dire, sbocciando altri, però è estremamente significativo. Estremamente significativo perché. Accidenti, ci abbandona sul più bello. Sergio? Sì, sto. Ci sei? Ecco, Sì. scusate, però oggi è proprio così. Perché non è scontata questa cosa. Cioè, riassumendo, il genitore si è andata da un funzionario dello Stato che fa parte del Ministero, gli ha proposto una modalità di espletamento, di esecuzione di quello che è l'esame, una modalità diversa, cioè hai attuato quello che può e deve essere. Accidenti. Niente, Concludere, riproviamo. poi non parlo più perché sennò non va avanti bene. Cioè il concetto che dentro la parola esame ci possono stare tante cose, ci possono stare tanti strumenti diversi, che la legge stessa, lo stesso decreto che contiene il famigerato articolo 23, invoca in maniera chiara, riprendendo le linee guida del 2012, cioè attribuisce all'insegnante e al consiglio di classe allo stesso tempo il compito di individuare gli strumenti idonei per la valutazione. Per cui gli insegnanti che hai incontrato tu, la dirigente che hai incontrato tu, non è che hanno fatto una cosa, diciamo così, nuova, non hanno inventato nulla, hanno semplicemente applicato quello che la legge prevede, quello che la legge attribuisce loro. Per cui questa tua esperienza è un'esperienza, come le altre che si stanno verificando, un'esperienza preziosa, molto preziosa. Perché nell'ambito dell'homeschooling in Italia c'è quella che.
Ecco, scusate ancora. Quella che prevale è l'idea che l'esame, questo benedetto esame, sia fatto in un modo, sia diventato obbligatorio. La tua esperienza dimostra che così non è. Dimostra che così non è. Però è un passaggio importante, perché il rischio in questo momento in Italia dell'istruzione parentale è che si faccia, io la chiamo, lo schooling col grembiulino. No? Però ecco, non mi dilungo perché sennò salta di nuovo la comunicazione. Solo per sottolineare questo fatto, che è un fatto e quindi è un... Sì, subentro se non torna Sergio. È chiaramente una chiave di volta anche per la proposta di tipo di percorso, nel senso che non avrebbe senso proporre un percorso di unschooling e quindi di apprendimento spontaneo e autodiretto se poi alla fine uno si dovesse adeguare letteralmente all'esame standard. Insomma, questo tipo di percorso ha senso anche dal punto di vista logico ed etico se alla fine il bambino al bambino viene, al ragazzo anche viene concesso di presentare il suo percorso di apprendimento e su quello di essere, insomma, valutato anche brutto, però è su quello che si debba misurare il fatto che ci sia un apprendimento, quindi che i genitori stiano occupandosi del loro figlio, gli stiano dando le opportunità di crescere che lui richiede, che quindi siano commisurate ai suoi interessi e alla sua traiettoria di sviluppo e che ci sia una progressione, quindi insomma, questa è la terza scuola sostanzialmente presso cui noi andiamo a fare questo esame finale, chiamiamolo ancora esame, anche se poi insomma esame forse non è. E speriamo con questa scuola di poter così continuare il dialogo, anche perché l'anno prossimo avremo anche il terzo, quindi abbiamo tutto l'interesse a che ci sia una comprensione reciproca e un rispetto reciproco anche, nel senso che credo che ci sia molto, molto scetticismo ancora, molta perplessità nei confronti dei genitori che fanno questo tipo di scelta. E un po' si riflette anche negli ultimi documenti che sono usciti con le linee guida per l'esame, per chi fa istruzione parentale dovrebbe essere addirittura un esame in presenza della serie siete lontani da noi tutto l'anno, almeno questa volta vogliamo vedervi, perché chissà chi siete, chissà cosa fate, chissà i vostri figli, insomma che personaggi strani che sono. Per cui no, credo anche che sia importante che queste esperienze vengano diffuse, nel senso che più si sa di casi di successo, tra virgolette, nel dialogo di questo tipo, e più anche i genitori che si trovano in altre scuole, in altre situazioni, hanno il coraggio di rivendicare poi quello che è un loro completo diritto, e più i dirigenti scolastici, insomma, si dovranno, mi auguro, sentire in dovere anche di adeguare effettivamente il metodo di valutazione sulle basi di quello che è l'indicazione dei genitori. Cioè, Claudia, hai delle domande forse da Facebook? Sì, ci sono domande sia su Facebook, che poi c'è una considerazione di Silvia che è venuta prima. Magari ti faccio questa, che è la domanda più veloce, più facile: come si chiama il libro? Chiede Sonia. Il libro si chiama Io imparo da solo. Ma non è disponibile però su Amazon adesso, mi sembra? Dovrebbe essere disponibile anche su Amazon, è sicuramente disponibile sul sito della casa editrice, che è Terra Nuova. Perfetto. Anche in versione Kindle. E il titolo è Io imparo da solo perché, rileggendo il famosissimo libro del pediatra Lucio Piermaini, Io mi svezzo da solo, ho trovato così tanti parallelismi che ho detto alla fine sono due processi, lo svezzamento e l'apprendimento, assolutamente naturali, assolutamente imprescindibili, assolutamente individuali, per cui ogni bambino ci arriva in maniera diversa, seguendo stadi diversi, e assolutamente inquietanti per i genitori, perché penso che chiunque ci sia passato ricorda insomma un po' l'ansia e l'apprensione delle prime pappe o dei primi assaggi, e quindi ho voluto un po' così rendere onore, ma anche creare proprio il parallelismo tra queste due necessità che sono biologiche, che se vengono lasciate come devono svilupparsi, senza interferenze, una forse preserva in qualche modo
rapporti conflittuali con il cibo, l'altra preserva da rapporti conflittuali con la scuola, la cultura e l'apprendimento. Ecco, forse uno dei risultati più belli è che i miei figli sono dei lettori, le grandi sicuramente sono delle lettrici instancabili, curiose, qualsiasi opportunità di vedere un documentario che parli di scienza piuttosto che di storia è ben accolta. Il piccolino ha appena cominciato a leggere, quindi intanto è alle prese con i suoi primi fumetti, si sta divertendo. Quindi il piacere di imparare e come il piacere di mangiare cibo buono e sano, penso che siano degli obiettivi che vale la pena così conseguire a prescindere, ecco. Ok, poi due domande, una su Facebook di Valeria e di Barbara, che però si assomigliano, e Valeria dice: come le proposte vengono fatte dai bimbi, in che modo si possono incoraggiare? E Barbara invece su Zoom adesso chiede: volevo sapere se alcune volte propone attività o argomenti ai tuoi bambini oppure scelgono loro esclusivamente in libertà gli argomenti da approfondire. Allora, sostanzialmente la scelta viene da loro. È chiaro che In un contesto familiare ci sono sicuramente degli input volenti o nolenti che noi offriamo, anche semplicemente nelle conversazioni quotidiane che affrontiamo, piuttosto che nel film che andiamo a vedere. A livello così filosofico, noi tendiamo a aiutare quanto più possibile l'indirizzamento verso tematiche, quindi possiamo proporre, certo, magari abbiamo acquistato un libro, magari ci viene passato e quindi il libro può diventare o meno occasione di apprendimento, ma nella maggioranza dei casi l'interesse nasce dai bambini. E come fa a nascere dai bambini? Chiaramente a livello di argomento, conversazioni quotidiane, spunti di film, spunti di libri che hanno visto in biblioteca, conversazioni con gli amici. Poi è chiaro che il genitore deve essere comunque abbastanza presente, abbastanza vigile da sapere cogliere, nel senso che magari si infilano una serie di domande. Adesso noi abbiamo di recente affrontato l'origine della vita, no? Come è nata la vita, le prime cellule, com'è che l'evoluzione, com'è che noi siamo diversi dagli altri animali, eccetera. E dopo due o tre domande di questo tipo abbiamo capito che c'era un interesse. Come incoraggiare l'interesse? Chiedendo intanto a loro quali sono i modi per poter andare a raccogliere più informazioni. Quindi conosciamo qualcuno che ci può aiutare e che magari è esperto, possiamo andare in biblioteca, possiamo cercare dei video che magari ci aiutano a rispondere a queste domande. Quindi diventa anche un meta-apprendimento, cioè se mi interessa qualcosa io devo attivarmi per cercare delle risorse che mi permettano di rispondere a questo interesse. Quindi nell'accompagnarli in questo processo è chiaro che loro imparano anche come imparare, come allargare l'ambito delle informazioni e anche come verificare anche le informazioni, nel senso che sono piccoline ancora, però comunque insomma l'attendibilità delle fonti, da dove vengono le informazioni, chi è che ha scritto quel libro, è un'enciclopedia piuttosto che un fumetto, quindi le informazioni che sono su un fumetto a volte sono frutto di fantasia, insomma si innescano poi delle discussioni che al di là dell'argomento insegnano, guidano nell'imparare ad imparare. In questo è fondamentale comunque avere ovviamente una rete di supporto, quindi una comunità alle spalle a cui poter attingere. Quindi noi la biblioteca, grazie al cielo, abbiamo anche delle bibliotecarie fantastiche, è uno dei nostri punti di riferimento. Abbiamo la ludoteca Nonantola, che dove abitiamo noi, spesso organizza anche laboratori, organizza eventi, organizza giochi per aree tematiche. Se il tema è di rilevanza ne approfittiamo, cineforum piuttosto che piccoli gruppi, le mie figlie volevano imparare a ricamare, siamo andate a fare il corso di ricamo con le signore del centro anziani, poi da lì è nata una potenziale collaborazione sul coro del centro anziani, quindi da cosa nasce cosa. È chiaro che più l'intorno è ricco dal punto di vista relazionale e culturale, e più è facile che poi si riescano a sviluppare le tematiche, ma anche le interazioni, ma anche la metadidattica, quindi il come imparare. Ok,
Allora, sempre Valeria chiede come fare da ponte con gli insegnanti che faranno l'esame di fine anno. Se possibile, io credo che sia forse opportuno cominciare con un dialogo molto prima dell'esame, quindi nel momento in cui si fa, adesso tendenzialmente non è necessariamente coincidente la scuola a cui si fa la dichiarazione di istruzione parentale con la scuola che poi farà l'esame alla fine dell'anno. Però io credo che le migrazioni verso scuole particolarmente accomodanti poi siano controproducenti, nel senso che si creano poi dei meccanismi per cui invece di diventare un patrimonio diffuso il fatto che ci siano realtà come la nostra, diventa una nicchia in cui la scuola magari un po' ti tutela, un po' ti protegge e poi nel momento in cui magari cambia la direzione scolastica o ci sono degli elementi di impedimento, dopo crolla tutto il progetto di dialogo. Quindi io, il mio suggerimento, se posso, è quello di cercare di rimanere il più possibile nel comprensorio scolastico di appartenenza e di avviare il dialogo lì. Con i dovuti tempi e con le dovute maniere, io penso che se il dialogo comincia, diciamo anche verso gennaio, quindi lontano ancora dall'esame, c'è il tempo di spiegarsi, c'è il tempo di incontrarsi, c'è il tempo di ragionare su delle proposte. Se è possibile creare una proposta costruttiva sulla modalità d'esame, così come è stato nel nostro caso, è una buonissima base di partenza, perché essere costruttivi vuol dire intanto tendere una mano, far vedere che non ci si nasconde, che anzi c'è tutta l'intenzione di creare una sinergia, e intanto mette anche loro in una condizione più serena, per cui se effettivamente il loro compito è quello di valutare che un apprendimento c'è al di là del contenuto che viene appreso, diciamo così, noi gli stiamo offrendo una modalità che permette a loro di farlo in maniera abbastanza agevole con strumenti che poi sono il portfolio piuttosto che la conversazione più o meno guidata, che non sono assolutamente strane all'ambito scolastico, permette a noi di tutelare il percorso dei nostri figli e quindi tutti gli interessi dei soggetti coinvolti sono rispettati. Posso una cosina? Posso dire? Vai, certo. In questo, su questo tema, solo per richiamare velocemente, insomma, il lavoro dell'associazione LIFE, nel senso che su questo passaggio è utile soffermarsi un momentino, perché non so se chi ci sta seguendo sono tutte famiglie che fanno già istruzione parentale oppure si stanno incuriosendo alla cosa, eccetera. Però niente, non ce la facciamo con Sergio. Dico questa cosa poi basta. Solo per dire questo, quando noi famiglie facciamo la comunicazione di istruzione parentale, diciamo anche che abbiamo la capacità tecnica per farlo. Ora, questo passaggio non è mai stato declinato in maniera sufficientemente approfondita, per cui il dirigente ti chiede se hai dei titoli di studio per fare questa attività oppure per non farla, che non significa nulla dal punto di vista effettivo. Ci possono avere tre lauree e non deve essere proprio una schiappa dal punto di vista dell'apprendimento, dal punto di vista dell'interesse a questa materia. No? Per cui dal punto di vista progettuale, noi diciamo, ok, facciamo in questo momento noi, per dimostrare la nostra capacità, produciamo un progetto, il progetto di istruzione familiare della nostra situazione. Con questo progetto ti rendiamo partecipi di un percorso, ci mostriamo e documentiamo la nostra capacità. In questo progetto ti verremo ad indicare anche le modalità che riteniamo consone per quanto riguarda l'accertamento, che riteniamo consone al nostro percorso. Per cui questo
questo oggetto, progetto familiare, è il momento cruciale, lo dico io, assolutamente fondamentale, sì. Ecco, è il momento secondo noi in cui il, come dire, la scuola e la famiglia si raccordano, trovano un momento di raccordo e un terreno praticabile grande, no? Che è il terreno dell'apprendimento, che è il terreno in cui la scuola pone il suo servizio alla disponibilità delle famiglie. Non parlo oltre che se no salta la linea. Grazie. Ok, se posso. Allora, c'è Linda che chiede se pensate ad un eventuale rientro nel sistema scolastico per la scuola secondaria, per esempio. E poi Silvia, che aveva scritto prima, che aveva chiesto il positivo e il negativo, ha detto appunto che lei è una mamma sola e ha dovuto mandare il figlio a scuola e che però, sarebbe, secondo lei, crede che sia possibile un compromesso. Le dice perché la scuola non esaurisce assolutamente l'attività educativa dei genitori, non dovrebbe, ecco diciamo così. Cioè, ora che mio figlio ha 15 anni valutavo la scelta di un'educazione parentale e liceale, così un po' sono insieme. Sicuramente avrete pensato al futuro. Allora, la prima domanda invece, allora questa era sulla, sì, sul rientro a scuola, ok. In realtà noi non abbiamo pensato a un rientro a scuola, nel senso che nel momento in cui i nostri figli eventualmente ci facciano questo tipo di richiesta, allora se ne può ragionare insieme. In linea generale, diciamo così, io nel libro mi sono focalizzata soprattutto su quella che è la scuola, tra virgolette, dell'obbligo, pensando soprattutto alle primarie, cioè alla scuola, parliamo in gergo non tecnico, alla scuola elementare e alla scuola media. Per quanto riguarda la scuola superiore, io penso che ci sia comunque tutto aperto, nel senso che parte proprio dell'approccio di chi fa apprendimento spontaneo è che in realtà non è che necessariamente l'apprendimento si debba declinare senza nessun tipo di insegnante, ma che sono i bambini a decidere quale tipo di apprendimento merita un insegnante oppure no. I nostri figli, per esempio, stanno studiando musica e hanno un insegnante di violino perché noi non avremmo le competenze e anche perché loro hanno fatto questo tipo di richiesta di imparare uno strumento, quindi nel momento in cui ci sia un desiderio di approfondire o di rientrare nel percorso scolastico, noi siamo comunque molto aperti, nel senso che la scelta deve rimanere, per quanto ci riguarda, in mano ai bambini. È chiaro che nel momento in cui lo facciano questo tipo di richiesta, dovremo andare a vedere se, ma sarà molto diverso, se effettivamente gli obiettivi, tra virgolette, didattici veri e propri, quindi prerequisiti per rientrare in quella determinata classe o in quel determinato stadio del percorso, sono stati raggiunti. Se fosse nel corso delle superiori, il fatto che ci sia comunque un esame di Stato alla fine della terza media, che è comune per tutti ed è l'unico esame effettivamente, come dire, accertativo, uguale per tutti, chi fa istruzione parentale e chi no, alla fine del ciclo delle medie, esatto, li porrà sicuramente in una condizione di semi-equità nei confronti dei loro coetanei. A quell'esame dovremo chiaramente arrivare più o meno preparati sulla base di quelle che sono le indicazioni del curriculum, ma non ci spaventa la cosa perché tutto sommato l'apprendimento sta procedendo e siamo abbastanza convinti che se ci fosse qualche materia che necessita, qualche disciplina che necessita di un approfondimento, i bambini arriveranno abbastanza sereni per poterlo affrontare. Per quanto riguarda il discorso delle superiori, è chiaro che alle superiori un ragazzino arriva già con un po' di coscienza in più anche rispetto al tipo di percorso che lui vuole affrontare. Per cui se ci fosse il desiderio di rientrare nelle superiori, credo che avrebbero già uno spirito critico sufficiente per poter valutare di rientrare, noi li accompagneremmo. Nel momento in cui invece facessero la scelta di voler proseguire e voler ottenere comunque un diploma di scuola superiore, cosa che insomma non è necessaria ma è possibile, allora si valuterà come procedere. È chiaro che viviamo in un'epoca in cui
ci sono risorse e ci sono materiali disponibili un po' ovunque, addirittura ci sono università tipo il Massachusetts Institute of Technology che mettono online, hanno messo online ma già da 10 anni interi corsi universitari. Per cui nel momento in cui l'obiettivo è definito da loro, il percorso lo si può individuare insieme anche utilizzando le risorse del caso. Poi magari su questo, se riesce, già Sergio può dirci qualcosa, nel senso che so che stanno preparando un esame di maturità, se non erro, in famiglia, per cui magari lui è già più avanti rispetto a noi nel percorso scolastico. Ci sono ragazzi... parlo soprattutto di esperienze dove c'è più informazione, quindi esperienze anglosassoni sia negli Stati Uniti che in Inghilterra, che non hanno mai frequentato le superiori e poi hanno fatto gli esami di ingresso all'università e si sono reinseriti nel momento dell'università, appunto. Non solo, ma ci sono università che attivamente reclutano, università di rango tipo Yale, tipo la stessa Harvard, che reclutano attivamente tra ragazzi che non sono mai stati a scuola, quindi come dire, riservano parte dei loro posti ad esperienze fuori dai confini del curriculum standard. Questo motivati da una serie di considerazioni sul fatto che i ragazzi ormai che arrivano alla fine di un percorso di questo tipo e che scelgono di andare all'università, sono sicuramente molto motivati, ma hanno anche sviluppato un pensiero laterale, un pensiero critico che a molti coetanei che invece sono stati inseriti in un percorso scolastico standard manca. Se invece ci sono delle lacune dal punto di vista della preparazione, di solito sono abbastanza veloci nel recuperarli, quindi per l'università in sé diventa un valore aggiunto avere anche degli elementi che portino un pensiero nuovo, un modo di approcciare i problemi di tipo diverso. Grazie. Allora, ascolta, Sara. Ah, Sergio, volevi parlare? Ma mi ha interpellato Elena su questo fatto. Vai. Forse può dire qualcosa. Non c'è, comunque niente, noi abbiamo due figli che hanno fatto tutto il percorso del, tra virgolette, scuole superiori, sempre in istituzione parentale. Uno adesso sta affrontando l'esame di maturità all'estero, sempre come un scooter, eppure l'altro appena compie i 18 farà la... Ti giuro che non lo chiamo più in causa, non riusciamo più a sentirlo. Questa esperienza che stanno facendo è il culmine, diciamo così, di un percorso di unschooling anche nel periodo, appunto, dalle, tra virgolette, scuole superiori. E per ora le risultanze sono assolutamente confortanti, ecco, assolutamente. Aggiungo una cosa velocissima sul discorso invece del fatto che la scuola non esaurisce il percorso educativo, questo è in dubbio. Cioè, sostanzialmente anche gli studi che sono stati fatti hanno visto che i bambini che hanno rendimenti scolastici più alti, e parliamo di un rendimento molto settoriale che analizza solo certe variabili, però sono quelli comunque che a casa hanno un contesto familiare più ricco di stimoli, di discussione aperta, di incoraggiamento e quant'altro. Quindi è chiaro che il contesto familiare, a prescindere, è forse l'elemento più importante per quanto riguarda la gratificazione del percorso di apprendimento intrapreso, che sia scolastico o che sia fuori dalla scuola. È chiaro che quello che ci ha spinti a non voler fare neanche i moduli, quindi neanche le 4 ore di scuola elementare, è il fatto che io penso che nel momento in cui uno è inserito in un percorso scolastico, ci si abitua, cioè il bambino si abitua che non ci si fida del suo, cioè il suo modo di approcciarsi, di imparare, evidentemente viene considerato non sufficientemente adeguato, tant'è che ci deve essere l'intervento di un adulto che definisce quali sono i criteri, quali sono gli obiettivi, quali sono le modalità e quali sono i contenuti che lui deve pian piano coprire per potersi, inserire in una traiettoria che viene considerata adeguata.
Il fatto che invece uno possa imparare senza che gli venga insegnato, viene pian piano dimenticato, cioè si fa sempre più affidamento sul fatto che quello che devo imparare mi verrà detto dagli altri e se non mi viene insegnato farò poi fatica a impararlo da solo, probabilmente io non sono abituato, non sono adatto a impararlo da solo, cioè non ci potrei arrivare diversamente. Questo credo che abbia un impatto psicologico importante anche nel momento in cui uno fa una scelta di, come dire, di part-time. È chiaro che bisogna calibrarsela un po' sulle proprie esigenze familiari. Con questa consapevolezza di base, un genitore può anche lavorare dicendo: guarda, sei inserito comunque in un programma, dipende poi sempre dall'età, però se si sta parlando delle superiori, questi sono i requisiti che la scuola impone, queste sono le modalità che la scuola impone, non sono le uniche, tu comunque sei in grado di imparare da solo. Te ne viene data l'opportunità nell'altra mezza giornata che hai a disposizione del tuo tempo, idealmente sarebbe ottimale che non ci fossero interferenze, anche perché quelle 4 ore trascorse a scuola rischiano se no di essere una distrazione rispetto a quello che potrebbe essere invece il proprio percorso di apprendimento, quindi la propria passione, il proprio itinerario, ecco. Okay, grazie. Vuoi che legga il commento di Sara? È una domanda, veramente. Lei dice: vorrei sapere se ci sono esperienze di unschooling con bambini che sono stati scolarizzati per diversi anni. Noi stiamo cominciando ora con questa esperienza e stiamo ancora sperimentando diversi approcci. Una grande difficoltà che incontro ora è proprio riuscire a motivarli, a non annoiarsi, a non stare con le mani incrociate senza voglia di fare niente. Appunto, sono scolarizzati e quindi piuttosto diffidenti verso tutto ciò che potrebbe sembrare didattico. È abbastanza normale, tant'è che John Holt, che parlava appunto di unschooling già negli anni 60, parla di una finestra di deschooling, quindi quando uno è scolarizzato per tanti anni, di solito ci vuole dai 6 mesi a un anno e mezzo addirittura per abbandonare tutti i condizionamenti che la scuola ha creato comunque nel modo di pensare, lasciarseli alle spalle e riprendere, come dire, più liberi. E non solo questo, ma c'è anche una sorta di deschooling che il genitore deve operare in maniera quasi costante, nel senso che tendenzialmente io sono stata scolarizzata, vengo da un percorso che mi ha portato addirittura fino al dottorato, quindi come dire, l'istinto di creare una struttura e di riprodurre le strutture scolastiche all'interno del contesto della relazione genitori-figli, purtroppo c'è. E quindi la consapevolezza di doversi descolarizzare aiuta pian pianino, come dire, ad ammorbidire e a smussare molti di questi tratti della scolarizzazione. E un paio di giorni fa ho letto, giusto perché adesso c'è questa grande ondata di proteste negli Stati Uniti, c'era un articolo di una blogger, una mamma di colore con 2 figli. Che raccontava appunto della sua scelta di togliere i bambini dalla scuola nel momento in cui si è resa conto che la scuola tendeva a riprodurre inconsciamente, nonostante la buona volontà degli insegnanti, dei pregiudizi di tipo razziale, anche socio-economico, insomma, di cui le figlie erano vittime, e che ha appunto impiegato più di un anno per così lasciarle descolarizzare e più di 5 anni proprio per entrare lei nella mentalità di dire: adesso mi rilasso, non importa se non fanno niente, non importa la noia in realtà è un importantissimo motore perché ci permette di, come dire, vuotare la mente dalla iperattività e trovare noi pian piano un filo, un conduttore da seguire. Nel periodo di descolarizzazione è proprio importante, come dire, trattenersi dall'offrire qualsiasi tipo di pressione, dal fornire qualsiasi tipo di pressione o di materiali addirittura che possano anche solo vagamente ricordare la scuola, perché è naturale che soprattutto se è stata vissuta come un'esperienza poco gratificante, questo crei una reazione di resistenza. Ci vuole pazienza e pian piano gli interessi riemergono perché è impossibile che non ci siano interessi di nessun tipo. Quindi,
basta lasciare che si sedimenti questo cambiamento. Scusate, sì, Elena? Sì, ci sono. Sì, ecco, c'è Nunzia che vuole intervenire, Nunzia, mia moglie, mamma un scuola, quindi è insegnante, per cui è una specie di Giano Bifronte. Sì, se può essere utile, volevo rispondere a questa domanda dicendo che sì, ci sono delle esperienze di ragazzi che sono stati a scuola e che poi hanno affrontato il percorso dell'homeschooling in varie forme. Noi siamo tra questi. Scusate. Noi siamo tra questi, i nostri figli sono andati a scuola, uno un po' di più, un po' di meno, poi sono usciti, non hanno più voluto saperne di rientrare, tant'è che appunto noi siamo arrivati a fare unschooling alle superiori. È stato un processo molto lungo, sia per noi genitori, io appunto sono insegnante, figlia di insegnante, quindi ecco molto... scolarizzata e sia anche per i nostri figli, però all'esame di terza media abbiamo proprio capito come le cose che avevano imparato da soli senza nessun tipo di esercizio, nessun tipo di insegnamento torneranno. Scusate, la nostra connessione è terribile. Comunque senza intromissioni da parte nostra erano quelle dove effettivamente eravamo tranquilli, sapevamo che potevano brillare. Non perché ci interessasse questo risultato, ma perché questa esperienza è stata per noi chiarificatrice, abbiamo capito che quella era la strada. Per cui poi le superiori non hanno più fatto nessun esame e vabbè, finché hanno deciso loro, di loro spontanea volontà, che volevano andare all'università e quindi volevano preparare la maturità. E lì, come diceva Elena prima, nel momento in cui decidono, lo vogliono loro, recuperano qualsiasi cosa. Scusate, mi interrompo perché se no salta di nuovo la connessione. Sì, banalmente c'era uno studio che diceva che per arrivare a superare la matematica delle medie, dell'esame di terza media, a uno studente motivato servono circa una settantina di ore di studio che possono diventare un centinaio nel caso in cui uno non sia particolarmente spinto. Se pensiamo a quante ore di matematica si fanno i bambini dalla prima elementare alla terza media, si capisce che evidentemente c'è qualche cosa che non va, forse alcuni concetti vengono presentati e ci si aspetta che passino quando non sono ancora preparati i bambini dal punto di vista psicologico, psicomotorio, anche ad affrontarli. Nel caso ci sia motivazione, insomma, sono ostacoli che sono facilmente superabili. È chiaro che è un enorme salto di fiducia, nel senso che lo si può sempre dire a posteriori, no? Ha funzionato, ma nel momento in cui uno c'è in mezzo ci si chiede sempre, funzionerà? Grazie. Se posso ti riporto una domanda di Denise che dice: buongiorno, posso chiedere come conciliate l'insegnamento quotidiano di figli con età diverse a livello proprio molto pratico? Intendo, capita di affrontare lo stesso argomento con tutti o necessariamente bisogna fare dei distinguo? Chiedo questo perché è abbastanza evidente che il secondo figlio, tendenzialmente essendo molto stimolato dalla presenza del fratello, sorella maggiore più grande, a volte sembra essere pronto in anticipo su argomenti che forse sarebbero da trattare più avanti. Sì, mi trovo sostanzialmente d'accordo, nel senso che vedo la seconda e il terzo che rispetto alla prima, anche in termini di così lettura, scrittura e quant'altro, tendono a anticipare le tappe. Nel momento in cui noi sostanzialmente non insegniamo ma offriamo opportunità, è chiaro che generalmente viviamo queste opportunità abbastanza a livello familiare, nel senso che se si guarda un documentario lo si guarda tutti insieme. Poi è chiaro che ogni bambino ne coglie quello che gli interessa, quello per cui è preparato per quell'età. Nel momento in cui invece magari si va in biblioteca e si sceglie un libro, è chiaro che lì si può personalizzare un po' di più, nel senso che
non andiamo mai neanche per compartimenti o tematiche stagne, cioè può esserci la settimana in cui si vede il documentario sull'origine della vita, si va in biblioteca, si prende il libro sui pirati, invece l'altra bambina ne prende uno sulla streghetta alla Harry Potter, si discute di diritti d'autore perché abbiamo visto un concerto e quant'altro, e quindi l'apprendimento è molto caotico, non c'è mai un'unità tematica che noi affrontiamo e portiamo avanti fino in fondo. La cosa straordinaria è che in questo caos sono i bambini a riordinare le cose, cioè sono i ragazzi a creare le connessioni tra queste informazioni e poi ci stupiscono regolarmente con effetti speciali anche a distanza di tempo, dimostrando che hanno non solo ascoltato, non solo incamerato, ma anche rielaborato, e magari escono a distanza di qualche mese con domande anche abbastanza impegnative e difficili da affrontare su quello che a spizzichi e bocconi abbiamo fatto i 6 mesi precedenti. Per cui diciamo che i ragazzi si stimolano a vicenda, i bimbi per il momento si stimolano molto a vicenda, e ognuno coglie quello che riesce, ma ognuno porta anche il contributo che riesce. A volte non necessariamente i bambini più piccoli portano nella discussione o nel percorso delle domande semplici, a volte sono le più complicate che ci vengono poste. Ok, se posso ti riporto un commento di Sabrina che dice: complimenti per il tuo libro, noi facciamo un homeschooling con il metodo Montessori, ma ho apprezzato molto il tuo lavoro. Ho approfondito le idee di Ross Cooper e l'ho trovato davvero interessante. Ok, sarà un complimento. Poi, altra domanda da Giovanna che dice, vedo se riesco a dirla tutta, perché qua non mi fa vedere quello che... Ok, con i bambini più piccoli, materna diciamo, come iniziare questo nuovo approccio o percorso? Linee guida per noi genitori? C'è la possibilità di trovare persone di riferimento nelle nostre zone che, avendo già esperienza nel campo, possono aiutarci? Ma linee guida, vivete la vostra vita nella maniera più naturale e più sociale possibile, facendo partecipare i vostri figli al maggior numero di occasioni sociali possibili. Ecco, questo penso che sia sicuramente fino all'età delle medie la chiave. Loro non hanno bisogno di nient'altro, non c'è bisogno di, come dire, sedersi a tavolino e porsi degli obiettivi o porre degli obiettivi o porre dei percorsi. Diciamo che grosso modo fino sicuramente alla fine delle elementari il grosso lavoro che stanno facendo i bambini è cercare di capire come funziona il mondo intorno, i perché e i per come, e quindi semplicemente accompagnandoli, offrendogli il maggior numero di accesso alle opportunità sociali e culturali, credo che poi le domande le fanno i bambini, quindi saranno loro a guidarvi. Questo da quando sono piccolissimi, nel senso che per noi perlomeno proprio l'idea che questo tipo di percorso potesse essere fruttuoso ed efficace è proprio nata quando i bambini erano piccoli, nel vedere quanto loro assorbivano e quante domande si ponevano e quante domande ci ponevano, la fase dei perché, no? E quindi è sufficiente sostanzialmente accompagnarli. Diverso è il caso delle superiori, è chiaro che parlare di unschooling nel caso delle superiori è anche più difficile, come diceva prima Annunzia, capita che siano i ragazzi a porsi l'obiettivo, a volte se lo pongono anche prima rispetto ai 18 anni può anche darsi che riescano a superare l'esame di maturità con anticipo rispetto ai coetanei se sono motivati sufficientemente, però nel caso proprio delle materne, lay back, dicono in Inghilterra, quindi sedetevi sul sofà, nel senso rilassatevi e abbiate fiducia nella capacità di apprendimento dei bambini. Grazie, ti riporto due domande collegate, tra l'altro di due insegnanti. Una è Linda che dice: molto interessante la questione della descolarizzazione per noi adulti. Io sono un'insegnante molto attratta dall'istruzione parentale e vorrei proprio provare con i miei figli, ma mi rendo conto della tentazione di riproporre la didattica d'aula. E Silvia, sempre che aveva scritto prima, dice: hai qualche suggerimento per la descolarizzazione del genitore? Ma io credo che la,
il primo passo sia la consapevolezza, cioè anche per noi nel momento in cui ci accorgevamo che stavamo offrendo qualcosa perché pensavamo che dovesse essere imparato in questo momento, quindi ha cominciato a suonarci questo campanellino d'allarme, quindi sicuramente leggere il più possibile, se siete anche anglofoni, vabbè, ovviamente oltre al mio libro ci sono abbondanti risorse in inglese, soprattutto io direi John Holt, che è stato proprio il fondatore un po' dell'unschooling negli Stati Uniti, Pat Farenga, che è un altro autore molto interessante, John Taylor Gatto, che era insegnante addirittura, quindi ha vissuto insomma anche la scuola. Lo scatto che deve succedere, che deve accadere, insomma, quando si pensa alla rescolarizzazione, deve essere: io non ho bisogno di insegnargli nulla se non mi ha richiesto, perché è chiaro che se c'è una richiesta esplicita vuol dire che c'è una curiosità, quindi io sto rispondendo a un bisogno. Ma io non devo insegnare nulla, il bambino può imparare da solo, io non devo guidarlo, è il bambino che guida me. E riconoscere tutti gli istinti invece che ci portano a dire ma magari se non gli faccio vedere questo, non gli insegno questo, poi chissà se, e come dire, trattenersi è il primo passo. Poi pian pianino è un po' un affinare la tecnica, man mano che si procede ci si accorge sempre di più di questi tentativi di imboccare, diciamo così, di strutturare l'apprendimento. Ed è sempre più facile, insomma, tirarsi indietro e lasciare che invece la cosa fluisca in maniera naturale. E all'inizio del libro facevo riferimento alle comunità di cacciatori e raccoglitori, che ormai sono rimaste pochissime, forse quasi più nessuna sulla faccia della Terra, ma che hanno costituito per l'evoluzione della specie umana il 98% del tempo, quindi sostanzialmente noi ci siamo evoluti come cacciatori e raccoglitori. È una cosa interessante che gli antropologi notano, che è comune a praticamente tutte queste piccole comunità che sono rimaste, è il fatto che ci si trattenga dal dire agli altri quello che devono fare, quello che devono sapere. Cioè c'è un grandissimo rispetto, è una società fortemente egalitaria. Eppure i loro ragazzi si inseriscono pienamente nella vita della comunità senza nessun tipo di problema. Quindi evidentemente è una rassicurazione dal punto di vista storico-antropologico che trattenersi dall'insegnare effettivamente funziona. Ok, sono altre domande, ma chiedo scusa, non so se riportarle perché non sono proprio inerenti all'unschooling, così magari daremo poi le risposte su Facebook in maniera, diciamo, separata, perché sono tipo quanti bambini si possono unire, però non credo che siano dirette. Direttamente collegate con l'unschooling? Non necessariamente, no. Ok. Basta, penso di aver riportato tutte le domande, credo. Aspetta, Basta, penso di aver riportato le domande, quelle inerenti all'argomento. Ok. Basta, credo. Forse Sergio voleva dire qualcosa, non so. No, anch'io volevo invitare, se qualcun altro vuole intervenire, o chiedere a Elena se ha ancora delle cose che vuol dire, se no possiamo, diciamo così, chiudere e dare appuntamento alle prossime occasioni che ci saranno, perlomeno stimolati da Life su questo tema dell'istruzione parentale, dell'homeschooling, dell'unschooling, che in questo periodo è molto molto sentito, anche perché tante famiglie si trovano a dover fare delle scelte. Elena, cosa dici? Ma io così concluderei con un'osservazione, no? Ogni tanto si pensa che chi fa questo tipo di scelta debba poi produrre testimonianza del fatto che i bambini siano, come dire, venuti meglio degli altri, no? E credo che sia un po' buffo, nel senso che quello che preme a chi fa questo tipo di percorso non è che uno
ne sappia di più o di meno, insomma, ovviamente non di meno, ma insomma che abbia risultati in termini accademici successivi o risultati in termini di successo professionale o risultati in termini, come dire, di carriera, ma che sia semplicemente un percorso più gratificante e più piacevole, sia dal punto di vista dell'apprendimento del bambino, ma anche dal punto di vista delle relazioni familiari. Io mi sono trovata così un po' basita di fronte ai commenti di certe amiche in questo periodo di chiusura forzata delle scuole, che non vedevano l'ora di riportarli a scuola per parcheggiarli da qualche parte perché non li sopportavano più. E mi chiedevano: ma come fai tu a passare tutto il giorno con i tuoi figli? Per me è una cosa tristissima, cioè ci rimanda un'immagine che è pessima, nel senso che se non riusciamo noi a goderci il tempo che abbiamo a disposizione con i nostri bambini, se non riusciamo a renderlo piacevole e gratificante, è chiaro che c'è qualcosa che non va. E non è sempre che sia facile stare con i bambini, anzi, però io penso anche che più si sta insieme e più si impara a stare insieme, più ci si affina, insomma, si imparano a rispettare anche le necessità, le esigenze degli altri, e più i bambini sono indipendenti, nel senso che se passano con i genitori solo un'ora e mezza, due ore di tempo di qualità al giorno, in quelle due ore e mezza saranno ovviamente molto attaccati e molto desiderosi di avere tutte le attenzioni per sé. Nel caso nostro, ma anche delle altre famiglie con cui sono in contatto che hanno questo tipo di approccio, il tempo a disposizione è di più, quindi c'è anche maggiore, come dire, tranquillità e sicurezza sul fatto che se ho bisogno della mamma o del papà, loro ci sono per me, e quindi io posso tranquillamente andare a fare le mie cose, non soffro di carenza di affetto. E, per cui sì, direi che forse il messaggio è di focalizzarsi molto meno sul rendimento scolastico in sé e molto di più su quello che è la felicità nel percorso, no? Diceva quel famoso saggio, e io ci credo fermamente, insomma, la felicità nel percorso e il fatto di poterlo vivere insieme per noi è straordinariamente bello. Bene. Se posso fare altre due domande veloci? Se certo. Posso. Allora, Barbara ti chiede se hai iniziato con homeschooling, e invece Paolo scrive: l'esperienza della scuola non è solo apprendimento ma anche relazioni tra pari. Mi chiedevo come si può rispondere a questo bisogno. Allora, abbiamo cominciato con l'homeschooling, non lo so, nel senso che in un certo senso forse sì, abbiamo cominciato con l'homeschooling, mia figlia era piccola e stavamo valutando appunto di non iscriverla a scuola, e quindi mi sono così imbarcata a preparare le letterine Montessori di feltro da farle vedere in modo da cominciare, eccetera, eccetera. Non le ha mai considerate, ci ho lavorato per un sacco di tempo, tutte ritagliate a mano, e lei le ha sempre snobbate di brutto. E ho detto: vabbè, le metto da parte perché evidentemente magari non è ancora pronta, ci riprovo tra qualche mese. E dopo un paio di settimane, insomma un tempo relativamente breve, lei è arrivata con un disegno di lei stessa e sua sorella con i nomi scritti sotto. E io ho detto: da dove le imparate le lettere? Che le mie letterine Montessori erano pronte ma non le ha mai neanche volute guardare. E quindi lì è stato un po' un momento rivelatore del fatto che sì, probabilmente quello che io pensavo di insegnare in realtà lei se l'era già imparato per conto suo da un'altra parte, e quindi non aveva nessun tipo di interesse nei confronti del materiale che proponevo io. Questo è stato un po' il nostro eureka. Poi vabbè, è chiaro che è solo l'inizio, e non so se possa essere strettamente definito homeschooling, però da lì abbiamo già capito che evidentemente c'era qualcosa che non andava nel nostro approccio didattico, sempre per parlare di the schooling. E dunque, l'altra domanda era invece... Scusami, era su Paolo che diceva che l'esperienza della scuola non è la socializzazione, ma anche la... È chiaro che per chi non manda i figli a scuola c'è una particolare sensibilità, certo, al fatto che bisogna in qualche modo farli permettere loro di incontrarsi con i coetanei.
la scuola non è neanche, io risponderei, l'unica opportunità di socializzazione con i coetanei. Ci sono i gruppi sportivi, ci sono i gruppi scout, ci sono i gruppi di interesse, come quello che può essere un'orchestra musicale, c'è il gruppo dei bambini di Lega Ambiente che si ritrova periodicamente a pulire il parco, e spesso queste forme di socializzazione, proprio perché c'è un collante, c'è un motivo, che sia la passione per il calcetto, che sia l'ambientalismo, quant'altro, sono anche forme di socializzazione intanto più libere rispetto a quelle legate al puro dato anagrafico, siete nati nello stesso anno, quindi vi sedete sugli stessi banchi, nella stessa aula, ma anche più autentiche, perché c'è un elemento in comune in più rispetto appunto semplicemente al dato anagrafico. Quindi i nostri bambini hanno numerose possibilità di incontro con i coetanei, ci sono anche semplicemente le amicizie tra famiglie, per cui il gioco libero e non strutturato che succede quando ci troviamo in 3-4 famiglie, alla fine sono più i bambini dei genitori degli adulti, è chiaramente un'opportunità molto importante. Noi abbiamo anche il vantaggio di avere un'economia di scala, perché essendo in 3, comunque anche semplicemente tra fratelli si creano delle dinamiche di litigio, negoziazione, eccetera eccetera, che sono anche quelle formative importanti. Però sì, ecco, è chiaro che nessuno li tiene sotto una campana, è chiaro che si cerca di avere contatto con i coetanei, è chiaro anche che la scuola non è l'unico così, lo dico, ambiente di socializzazione disponibile. E poi la socializzazione, per quanto ci riguarda, è anche trasversale e intergenerazionale, nel senso che nella vita quotidiana i nostri bambini sono immersi in una rete di relazioni tra amici, parenti, conoscenti e quant'altro, che gli permette il contatto con la bisnonna di 93 anni piuttosto che con il cuginetto piccolino, e quindi ci si relaziona anche con persone di età diverse, di estrazione diversa. Grazie, Sergio. Cosa dici, Elena? Chiudiamo? Io non so nemmeno che ora abbiamo fatto venire, per cui ringrazio tutti della piacevolissima conversazione, è stato molto bello anche a distanza, e speriamo di poterci incontrare in una qualche forma, magari più fisica, una volta che ci si possa muovere senza le mascherine, perché incontrarsi con la mascherina è un po' triste. E niente, buon tutto a tutti a questo punto. Grazie. Grazie anche a te. Grazie Elena, grazie Claudia, e grazie a tutti quelli che hanno seguito Elena in questa bellissima chiacchierata. Ecco, e chiamiamo. Grazie a Live, che ci ha dato questa possibilità, che ci sostiene anche dal punto di vista del dialogo difficile con le istituzioni. Va bene, va bene. Ma anche tu sei Live, per cui grazie a noi. Ti auto-ringrazio. Certo. Grazie, ciao a tutti, grazie. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Ciao. Ciao.